Ciao ragazzi, siamo gli Estetic Gorilla, esperti del fitness. E oggi in diretta alla nostra palestra siamo qui per allenarvi e soprattutto allenare le gambe oggi con il TRX. Ok, allora come al solito ragazzi, smartphone di fianco a voi, cominciate, perché oggi si allena. Cominciamo, circuito a tempo, chiaramente. Sì. Io imposto il timer qui. Ci siamo. Che non abbiamo ancora impostato, ma lo facciamo subito. 30 secondi. Abbiamo... squat. Primo esercizio, squat, 30 okay. secondi. A differenza dello squat normale, il peso è un po' più indietro qui. Ci okay. sbilanciamo un pochino sì. verso indietro, praticamente. Vai. 3, 2, 1, aspetta, cioè 3 ready, go. Aspettiamo. Go, adesso. Okay, andiamo giù. Cioè 3 ready, go. Vedi, la cosa importante boom. È andare bene profondi. Ovviamente, cosa succede in questo tipo, in questa tipologia di squat? Non si è completamente verticali, sì. ma si va a lavorare in un modo molto diverso, ma è molto funzionale, perché i muscoli crescono in modo corretto. Sì. Anche per chi inizia. Per chi inizia, ovviamente, perché usare le mani? Perché quando sarete stanchi vi aiutate un pochino a tirare su con le mani. L'obiettivo è, ovviamente, non usarlo. Pausa! Ok. Perché poi si sente. Adesso abbiamo 30 secondi di pausa. Usiamo poi anche per recuperiamo bene. Prossimo esercizio abbiamo Bulgarian squat, sinistro e destro. Si infila questo senza cadere. Questa è una movenza un po' difficile, ma in realtà andate un pochino avanti, tenete più o meno la gamba a 90 gradi. La cosa difficile è stare in equilibrio da qua. Ok, e nel frattempo aspettiamo con una 5 gamba. Secondi ancora e poi si parte, okay. Qua tiriamo 3 2 1. Go, si parte, andiamo. Andiamo a fare i nostri squat Bulgarian sinistro. Questo è anche un esercizio ottimo per l'equilibrio, perché come vedete siete su una gamba, non state utilizzando questa volta le mani per aiutarvi, ma un piede, quindi un supporto molto instabile. E ovviamente l'equilibrio gioca un ruolo fondamentale nell'allenamento della gamba. Ancora 3 secondi e poi cambiamo. 2, 1 e cambio. Io subito. Aspetta, lo soppiamo qua. Soppiamo un attimo. Mettiamo il piede dentro. Opla, andiamo avanti. Troviamo via. La posizione corretta. E si parte. Ecco, vedete qua. Ci sta trovata. Un pochino a perdere chiaramente l'equilibrio, quindi non corriamo. Con calma, è importante fare bene l'esercizio. Poi c'è sempre una gamba più, vedete qua, si perde un po'. Esatto, c'è sempre una gamba un po' più equilibrata, oppure meno che siete più in equilibrio su una gamba rispetto all'altra. Andiamo, andiamo, andiamo. Abbiamo altri 6 secondi, dai, forza. 5, 4, 3, 2, 1 e ok. Adesso diamo la pausa di 30 secondi. Prossimo esercizio sarà un leg curl. Sapete voi, no? Che poi non c'è solo la componente muscolare, ma c'è anche la parte di equilibrio che va allenata, no? Perché a corpo libero. Comunque, col nostro corpo dobbiamo essere in grado di stare anche con una gamba sola. Però avete visto che non è così facile, eh? Adesso qua, talloni sotto, così intanto facciamo vedere, mentre siamo in pausa, gambe tese, rannicchio e strizzo. E si tira. Ok. Via! Andiamo! Hop. Andiamo, andiamo, andiamo! 25 secondi di leg curl e poi abbiamo ancora una pausetta. Guardate intanto che maglietta c'è Domenico Venditto, proprio da Spartano My Protein, che esaltano i suoi muscoli, sì. davvero pugile in questo caso. Molto comodi ragazzi, molto, sì. Tanto pausa tra l'altro. Molto molto comode le cose di My Protein, noi le usiamo sempre perché ci troviamo veramente molto comodi. Ok. Prossimo esercizio abbiamo hip abductors. Ovviamente ricordatevi il codice sconto Gorilla, questa codice cosa sconto importante. Gorilla, vabbè, non l'ho detto, è più importante. Ho dimenticato, però codice in descrizione, link in descrizione, okay. per ricevere appunto un ulteriore sconto in più. L'ho dato per scontato, ma purtroppo no. non ci bisogna dare niente per scontato alle volte. Questo è... Ok, siamo via! Qua. Siamo su e facciamo questo. E andiamo. Cerchiamo di allargare le gambe, così, più possibile.
tensione continua sulle gambe in questo caso, soprattutto la parte posteriore e anche il gluteo in questo caso sta lavorando molto. Dobbiamo spingere verso il basso. Sì, e manteniamo la posizione. 12 secondi ancora, dai, forza. 7, 6, 3, 2, 1 e pausa. Andiamo 30 secondi. Ci siamo. Okay. Comunque ragazzi, se siete qua, siete approdati su questo video e volete finalmente ottenere il risultato sperato, noi lo sapete, siamo qui e possiamo aiutarvi, anche ovviamente in maniera personalizzata. Qua sotto trovate il link in descrizione, così riuscirete finalmente a ottenere il risultato sperato. Ok, lateral squat. Andiamo, lateral squat, via. Ci siamo? Si parte? No. Ah. Ancora 5 secondi. Prendiamoceli tutti. Qua il riposo è fondamentale, perché i muscoli crescono anche con riposo. Quindi adesso usiamo proprio... Via, adesso partiamo. Da qua, andiamo questo, da una parte e dall'altra. Così, eh. Come abbiamo fatto prima con lo squat, quindi ci aiutiamo comunque con le cinghie, in questo caso con il TRX, e andiamo da una parte all'altra. Esercizio ottimo anche per la mobilità questo, perché vi aprite molto bene le anche. E andiamo, via. Andiamo. Altri 5 secondi, dai, forza. Qui magari usatelo anche meno possibile. Ok, pausa. Okay. Adesso abbiamo altri 30 secondi e poi avremo squat. Pistol squat, esercizio complicato, se lo devo definire, difficile. Ma questo vi aiuta. Se utilizziamo le cinghie, appunto, TRX, aiuterà. Assolutamente, perché poi si possono fare a corpo libero, tutto quello che vedete adesso si può fare a corpo libero senza problemi, però per iniziare, chi ha fatica magari per una mobilità, può fare tranquillamente TRX questo. TRX è fondamentale e soprattutto costa poco, lo ricordiamo sempre, questi sono TRX del Decathlon. Sì. Trovate. Sì. Ci siamo? Siamo? E 2, 1, let's go, via. Prima 1 e si va. Saliamo, cambio e si va. Gamba sinistra e gamba destra. Da una parte e dall'altra. Andiamo. Siamo già a 13 secondi, forza. Molliamo. Andiamo. 5, 4, 3, 2, 1 e pausa. Ok, adesso abbiamo 30 secondi e poi abbiamo l'ultimo minuto in sedia, sempre con l'aiuto del TRX, e manteniamo la posizione a 90 gradi. Che sembra una cacata, ma in realtà non è una cacata. Questo è molto tosto. Ovviamente questo circuito è ottimo anche da fare se in realtà senza il TRX. Infatti. TRX è ottimo per chi inizia, quindi a livello base. Si può fare anche, diciamo, senza pausa questo circuito, secondo me. Anche senza pausa si può fare, volendo. Noi abbiamo messo le pause. Ci siamo? Siamo a livello più basico e quindi oggi non vogliamo uccidervi. Okay. Via! E siamo giù. Andiamo a tenere un minuto. Così. Così, in tenuta. Ovviamente meno teniamo meglio è, Cioè l'obiettivo potremmo anche non tenerlo, eh. Stiamo. Vale, lo tenete, se metti caso dopo un minuto siete stanchi, perdete un po' l'equilibrio. Esatto. Ovviamente questo vi sorregge. Cerchiamo di fare meno forza possibile. Quando sono stanco mi poggio un attimo. Andiamo. Altri 5 secondi e poi altri gli ultimi 30. Andiamo, forza. Altri 30 secondi, raga, ci siamo quasi. Siamo a metà. Dai, forza. Andiamo anche sempre un po', eh. Vai, forza. Lasciamolo, il TRX. Ultimo sforzo, che siamo qua alla fine. Dai, forza, raga. Dai. Forza. Non usiamolo, eh. 12 secondi. Dai. 4, 3, 2, 1. Workout finito. Adesso se volete magari riposate un minuto, lo fate per altre due volte per farlo, appunto, prendere un workout completo. Direi che assolutamente sì. È un base intermedio questo, comunque una propria base. Poi come diciamo sempre potete anche combinarlo con altri nostri workout. Facciamo finta, avete fatto le gambe adesso,
l'ho fatto un'altra volta e poi volete fare un po' di addome, circuito di addome che trovate chiaramente qua sul canale. Comunque, cosa importante, oltre a quello che abbiamo detto fino adesso, trovate il link del gruppo Telegram in descrizione, mi raccomando, cosa molto importante, esatto. Perché lì condivideremo un sacco di informazioni in più, possiamo parlare con voi, potete farci delle domande, proprio si chiama la tana del gorilla. Sarete sempre aggiornati in modo rapido, quindi iscrivetevi, è facile, cioè, due secondi, vedi così. Mi raccomando, adesso iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella raga, ciao.